Si è discusso nei giorni scorsi in Consiglio Comunale dell'aumento dell'IRPEF proposto all'amministrazione comunale, non è andato in porto per mancanza del numero legale, due sedute che alla fine non hanno portato a nulla. Sì, per l'ennesima volta l'amministrazione Stancanelli intendeva aumentare le tasse a danno dei cittadini con l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'IRPEF, che sarebbe costato altri soldi ai catanesi che già in questo momento sono tartassati da un'amministrazione che fino ad ora ha pensato di impostare la politica solamente alzando le tasse. Penso all'aumento della TARSU e della tassa della spazzatura, penso all'aumento dell'IMU, penso all'aumento dell'addizionale Enel, e che non ha portato una sola delibera che consentisse uno sviluppo serio della città. Manca lavoro, mancano strutture, mancano volano serio per l'economia. Si pensa solo a mettere mani nelle tasche dei cittadini. Per fortuna, grazie anche al gruppo della Destra Alleanza Siciliana, che ha voluto non partecipare al voto dell'ultima seduta, alzandosi, è caduto il numero legale e abbiamo consentito di non far approvare questa delibera che avrebbe causato un ulteriore danno ai cittadini.